Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video su GTA. Questa è una modalità un po' particolare che io ho già giocato e so come si gioca almeno in questa, non come nel video di ieri. Questa modalità si chiama Slasher 3. Praticamente noi siamo il maniaco e gli altri si devono nascondere da noi. Tipo, ho visto una luce. Questo è buggata perché c'è l'acqua, chiaramente. GTA è sempre molto buggato. Comunque, noi dobbiamo cercare le prede che sono esattamente 5, perché loro non hanno l'arma, loro si devono semplicemente nascondere. Le dobbiamo trovare tutte entro 2 minuti e 36. Aspetta che qua c'è uno che usa la torcia. Ciao, guardalo, fiero. Dietro a lì. Guardalo pure quello, la fermo. Guarda. Oh, non muore. Ah, ok, morto. È già impallinati due, guardali. Fieri, morti, a terra. Comunque ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento. Adesso qui siamo intanto, questa è la mappa della nave, sono varie mappe dello slasher, se volete lasciate like se le volete che io ve le porto tutte. Intanto uno abbandona la sessione perché ha paura di perdere, non apprezza, non vuole perdere, insomma, non sa perdere, come diciamo noi in Italia. E qui si esce, ma non c'è nessuno. Allora, continuiamo qua. Qua ci sono tutte le cabine, guarda, qua si possono nascondere in qualsiasi punto, è il punto peggiore, guarda. Di solito si nascondono tutti nel bagno, in questo poi, Una volta ho giocato questa modalità e ne ho trovati in quel bagno tre insieme, tre persone insieme, tutte ammucchiate. Che mi hanno ucciso perché, sapete, prendere delle botte da tre persone insieme non è molto comodo. Che cazzo, ho paura. Ok, qui non c'è nessuno. Ho solo un minuto, cazzo. Finché mi devo nascondere, porca puttana. Perché dopo, quando finisce quel minuto, dopo quelli che non ho trovato, gli danno l'arma e dandogli l'arma. Loro dopo mi possono uccidere, venire a cercare. Eccone uno, guardalo! Guardalo, no! È scappato il coniglio! Oh, muori! Grandissimo! È morto impallinato proprio. Impallinato dai miei proiettili. Guardali, fieri, qui. Nascosto, guardalo! Ne manca uno, raga. Ne manca uno. Ne manca solamente uno. Però se esci anche dalla porta, fai paura. Allora, visto che ne manca uno e non credo di fare in tempo a trovarlo, io mi vado a nascondere qui sotto, di modo che è il posto migliore questo per una cazzo. Come vedrete adesso, ci viene scritto ti stanno dando la caccia, che poi è uno solo perché gli altri li ho uccisi. Ah, pro player. Comunque, infatti adesso lui ha l'arma ed è pericoloso, perché lui ha più vita di me. Cioè, io gli sparo due colpi e lui magari non muore. Lui mi spara due colpi e io sono morto. Questa è la tecnica. Bene, nascondersi qua è il posto migliore in questa modalità, perché qua praticamente le due porte sono quelle due lì, quella là e questa qua. E praticamente se ci nascondiamo qua lo vediamo se passa, però io adesso devo togliere la torcia, così lui non mi vede, non sa che sono qui, perché lui adesso ha 2 minuti e 20 per trovarmi. Adesso se io uccido lui ho vinto, se lui mi uccide ha vinto, però se lui non mi trova e non mi uccide ho vinto lo stesso io. Quindi adesso dobbiamo stare nascosti noi, perché come vi ho detto lui ha più vita, però se io sto qua posto migliore perché lui passa, io faccio così, gli sparo e sono cazzi suoi. Tanto serie di uccisioni 1.5xRP in più. Si chiama Nasus for Life, 79 di rango ed è una preda. Io sono 600 di rango con quasi 4 miliardi perché sono moddato. Se volete un account moddato passate da Fabietto Mod, che è il migliore a fare gli account moddati. Cioè lui a fare gli account moddati è il migliore, lui è affidabile, non vi
non vi chiede soldi se poi non vi fa niente, è veramente bravo a farli. Siamo rimasti in due perché tutti hanno rage quittato. Io vorrei capire quanti round ci sono. Se ci sono 4 round, dividerò il video in due parti. Quindi una parte uscirà oggi e una parte uscirà domani. Quindi se non sarà, se il video, se alla fine del video non vi ho salutato è perché c'è la seconda parte. Se invece vi ho salutato è perché è finito tutte le parti. Perché non credo di starci in 15 minuti a farle tutte, perché come vedete devo aspettare che. Questi secondi, devo aspettare gli altri secondi. Comunque vi ricordo di consigliarmi un horror a scel cioè un horror me lo consigliate voi o anche altri giochi che non siano horror, però consigliatemeli, che io li farò con molto piacere. Allora, devo fare 17 secondi, ho vinto, qua non lo vedo, quindi mi sa che ho vinto e basta, fine. Bene. La 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 la. Comunque vi ricordo, se volete un account moddato passate da Fabietto, perché lui li fa molto bene, è molto affidabile. E noi in teoria abbiamo vinto. E qua ci dice round perdente perché è un pezzo di cacca. Non lo so perché ci ha detto round perdente, però vi dico, allora, io giocavo questa, ho giocato l'ultima volta questa modalità, prima di adesso intendo. Prima dell'uscita del DLC Altri Criminali, il DLC si chiama Altri Criminali, e prima il maniaco doveva stare nascosto e vinceva, se, quando, infatti sono il maniaco e quindi ho vinto, se io sono il maniaco ho vinto, perché quando il maniaco vince rimane maniaco, se invece perde diventa l'altro maniaco, diventa l'altro giocatore che ti ha ucciso maniaco. Beh, ha rage quittato, quindi ho vinto. L'altra persona ha rage quittato, quindi ho vinto. Lo slasher è a 2 o 3? 3. Lo slasher 3. Quindi vi ricordo di lasciare un like e un commento. Infatti io sono della crew di Fabietto Mod, ma ricordatevi che fra qualche giorno farò la crew del canale, del mio canale, e dopo potrete entrare tutti perché la metto pubblica e vi lascerò il link della crew in descrizione. Però non l'ho ancora creata, quindi non in questo video. Comunque, io vi ringrazio di aver guardato il video. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Woo!